Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Iva Zanicchi, che conosciamo tutti, ha preso le difese di Matteo Salvini scrivendo: assurdo processare Salvini, non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. È stato un atto forte per richiamare l'attenzione dell'Europa. Così sorniona, così indifferente e che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti, ma nei fatti non aiuta nessuno. Un post assolutamente condivisibile, quello di Iva Zanicchi, naturalmente agli occhi di giornaloni ben pensanti di sinistra, una mostruosità. E così Matteo Salvini ritwitta il post di Iva Zanicchi, condividendo appunto la foto della cantante e le sue dichiarazioni sul caso. Sono pochi quelli che prendono le difese di Matteo Salvini o comunque dicono le cose come stanno, perché dire le cose come stanno si viene tacciati di neofascismo, no? Oppure non so se avete visto. C'era un giocatore di non mi ricordo quale sport che si era fatto un selfie con Salvini e i suoi sostenitori, molti: cosa hai fatto? Come hai potuto fare una cosa del genere? Adesso non sarai più il mio idolo, mi cancello dalla tua pagina. Vabbè, ma quello succede anche a me, succede anche a me, non so. Se io dico, beh, in questo caso Saviano ha ragione, o Beppe Grillo non ha spinto lui, è stato la sua guardia del corpo: che cosa hai detto, mostro? Adesso mi cancello dal tuo canale. Ma chi se ne frega? Ma cancellatevi. Vabbè, a parte, non bisogna andare coi paraocchi, bisogna anche utilizzare il cervello, ragionare, no? Bisogna anche vedere le cose giuste dalle cose sbagliate, bisogna anche criticare le cose faziose con un po' di minimo di cervello, perché chi va avanti col paraocchi alla fine sbatte contro le cose. Matteo Salvini poi parla anche di Juve-Napoli e dice: le regole prevedono partita? Beh, tutti le devono rispettare. E aggiunge: se nel calcio esistono delle regole che prevedono che si giochi, tutti le devono rispettare, proprio parlando di Juve-Napoli. E il ministro della Salute, litigando col ministro dello Sport, dice che Juve-Napoli non si gioca e che la scuola è più importante del calcio. Giusto. A questi signori qualcuno può ricordare che stanno governando insieme al fantasma Azzolina, grazie a cui migliaia di studenti non vanno ancora a scuola perché mancano insegnanti, collaboratori scolastici, aule e banchi, aggiunge. Ma su questo che dice Matteo Salvini, voi vi siete accorti che nessuno parla più della scuola sui giornali? Tutto viene messo a tacere? Sapete che mancano migliaia e migliaia di insegnanti? Che non ci sono? Mancano bidelli, collaboratori scolastici, meglio così, perché bidello, il politicamente corretto, l'ha identificato, beh, parola offensiva. Vabbè, parola offensiva. Secondo voi bidello è una parola offensiva? Secondo voi una persona che dice "io di lavoro faccio, sono un bidello" è qualcosa di offensivo? E invece dire "io sono il collaboratore scolastico" non è offensivo perché ti sta ingannando? Perché la persona di fronte non sa che cos'è un collaboratore scolastico? Il collaboratore scolastico potrebbe essere chiunque nella scuola, potrebbe essere l'impiegato, no? Quindi il politicamente corretto cerca di nascondere le parole che sembrerebbero offensive. Secondo voi bidello, bidello è offensivo? Cosa faccio? Cosa fai tu? Faccio il bidello? No, faccio il collaboratore scolastico. Io mi ricordo quando ho lavorato con la Rai, arriva un cameraman, video operatore, che lui ci teneva ad essere chiamato videomaker. E mi diceva: anche la Rai lo ha capito che noi siamo dei videomaker. Un individuo tristissimo, tristissimo. Una combriccola della Rai che si è presentata qui da me per fare un programma ridicoli, veramente un gruppo di persone
brutte persone, veramente brutte persone, persone insoddisfatte di quello che stavano facendo, con contratti a termine, una cosa. E lui, questo uomo di oltre 40 anni, con una vita fallimentare, no? Dove continuava ad avere contratti di 2-3 mesi con la Rai per l'eternità, lui ci teneva ad essere chiamato videomaker, perché così lui si sentiva importante. Quando io gli dicevo, beh, videomaker, videooperatore, si è offeso, no? E che ho detto, videooperatore, no? È un po' la cosa bidello, operatore scolastico, l'infermiere, l'operatore sanitario, lo spazzino, l'operatore ecologico. Quanti altri operatori abbiamo che io non ricordo? C'è l'operatore, mi fai l'operaio? No, sono operatore di macchina. Ah, e che roba è? L'operaio, come? L'operaio, come? L'operaio! Ecco, non so, come nei film che, vabbè, comunque, il politicamente corretto va veramente schifo, nel senso, cioè, bisogna vergognarsi del termine, allora cambiare il termine così le persone non capiscono e mi do un tono in più. Boh, a me, mi pare una. Poi passiamo, sempre rimanendo in ambito Lega, sapete che Maraventano aveva detto: dov'è la mafia? La mafia non è più quella di una volta, quella che difende il territorio. Nelle sue parole c'è una verità, nel senso, l'ho spiegato in un altro video. La mafia nasce in un certo modo e controlla il territorio ed è orgogliosa di controllare il territorio, attività criminale che controlla anche il territorio e vuole sentirsi riconosciuta. Ma lei, le parole in quanto leghista vengono poi travisate e allora lei è costretta a dire, a cambiare linea e dire, beh, volevo dire che la nostra mafia non c'è più, ora solo boss nordafricani, ma realmente non era quella la difesa. Lei doveva dire, come ho detto in un altro video, la storia della mafia è questa, la fotografia attuale è che la mafia non controlla più il territorio e quindi non controlla più la microcriminalità. Che cosa vuol dire? Che prima la mafia controllava tutta la criminalità sul territorio. Adesso che la mafia è quasi sparita, quasi, non ha più il controllo capillare sul territorio, allora ci sono anche criminali di altro paese, di altri paesi. Questo è quello che invece lei si è dovuta difendere dicendo: ma no, ora ci sono solo boss nordafricani. Vabbè. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, siamo anche in Instagram e in un altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia. Seconda rete, grazie e buon proseguimento di giornata.